In Italia il diritto dei cittadini a essere informati è sotto attacco. I giornalisti italiani stanno pagando gli effetti di una crisi senza precedenti, una crisi globale che però sta mettendo in ginocchio tutto il settore, dove si registra la perdita di migliaia di posti di lavoro. L'occupazione dei giornalisti italiani è sempre più precaria, migliaia di giornalisti sono costretti a lavorare senza diritti, senza tutele e con retribuzioni che non sono degne di un paese civile. Inoltre, in Italia i giornalisti sono sempre più nel mirino di organizzazioni criminali, di organizzazioni neofasciste e anche di gruppi negazionisti come i Novax, che, per cui vengono picchiati, vengono minacciati, vengono aggrediti durante le manifestazioni mentre stanno svolgendo il loro lavoro. Questo significa, in assenza di provvedimenti, in assenza di interventi da parte del governo, significa dimenticare quello che prevede l'articolo 21 della Costituzione italiana. E questa non è un'accusa campata per aria, è un'accusa che trova conferme non soltanto nell'assenza di provvedimenti a sostegno del lavoro dei giornalisti, a sostegno del mercato del lavoro, a sostegno dei diritti di chi lavora, ma anche nell'assenza di provvedimenti che portino a fermare in qualche modo le cosiddette querele bavaglio o liti temerarie, ossia le richieste di risarcimento milionario che vengono fatte ai giornalisti a scopo intimidatorio. Così come il governo italiano non vuole affrontare la questione della determinazione, della fissazione di un equo compenso per i giornalisti lavoratori autonomi. L'unico punto su cui si è concentrato il governo italiano è quello che riguarda la previdenza dei giornalisti. Attraverso la chiusura dell'ente previdenziale dei giornalisti italiani e il suo assorbimento all'interno della previdenza generale. Noi riteniamo che questo provvedimento, senza l'apertura di un tavolo permanente che si occupi dei problemi dell'editoria, affronti la crisi dell'editoria, aiuti l'editoria a uscire da una situazione di sempre maggiore difficoltà, questo tavolo sia assolutamente insufficiente ed è per questa ragione che i giornalisti italiani continueranno a chiedere con forza al governo interventi organici che diranno al governo e al Parlamento di riformare la legge per l'editoria e quindi fino a quando ciò non avverrà, la mobilitazione dei giornalisti italiani continuerà.